La giornata di passione della città di Bari prosegue con il Nicolino d'Oro, tradizionale premiazione organizzata dal Circolo Acli Dalfino, giunto alla sua 25esima edizione. All'interno della sala giunta del Comune di Bari sono stati infatti premiati i personaggi e le realtà che con la loro attività, la loro passione, le loro idee hanno dato lustro alla città, alla sua storia e alla sua cultura. E quindi 25 anni fa venne questa idea e sono passati già 25 anni, in cui abbiamo premiato circa 200 baresi che si sono prodigati a difesa dei valori cristiani, ma soprattutto a tutela e promuovere la città di Bari. È un piccolo gesto simbolico che concediamo alle persone meritevoli nel giorno più importante dell'anno per noi, che è il giorno del Santo Patrono, il giorno di San Nicola, che è il momento in cui la comunità si stringe attorno ai propri valori e quei valori vengono celebrati col Nicolino d'Oro. Tra i premiati il giovane Nicolò Colussi, vincitore degli Europei di Subbuteo, ma anche la dottoressa Antonella Spicca e l'attore e regista Nicola Valenzano. Quindi sono felice, lo dedico a tutte le mamme del mondo, perché moglie basta mia madre, capito? Cioè è una bella cosa, perché io quando ho cominciato non è come adesso che si usava TikTok, cose eccetera. Io ho preso la valigia, ero giovanissimo, mia madre mi voleva, non so, fornaio, ottico, cose eccetera. Perché quelli, gli attori vanno sotto i ponti. Ci sono stati dei momenti che sono andati sotto i ponti, però è valsa la pena per me. Per la sezione Baresità e Solidarietà premiato il dottor Nicola Francia, artefice di numerose donazioni durante il periodo Covid, mentre per la sezione Religione premio a Suora Alessandra Antonucci, emozione e commozione durante i premi assegnati alla memoria di Silvia Barile e del professor Nicola Brienza. Ultimo ma non per importanza, il premio assegnato a Telebari, la nostra emittente ha ricevuto il Nicolino d'Oro per aver dato voce ai più deboli e per aver valorizzato le radici della città. A ritirare il premio è stata la direttrice responsabile di Telebari, Maddalena Mazzitelli.